Sono state settimane impegnative che hanno catalizzato anche l'attenzione mediatica, soprattutto un po' per quanto riguarda le unioni civili. Sì, in eh, questi ultimi due mesi, perché poi c'è un lavoro eh, che riguarda le commissioni, in questi ultimi due mesi e in particolare le ultime due settimane abbiamo fatto un lavoro enorme per quanto riguarda questo DDL Cirinna che riguarda le unioni civili, le adozioni gay e tutta una questione legata intorno a un mondo che eh, sicuramente aveva bisogno di essere rivisto eh, per quanto riguarda tutte le normative, però che ci è sembrato eh, ad avere delle forzature enormi, tanto è vero che siamo arrivati eh, a una votazione con una fiducia su una problematica molto seria, eh, su cui Renzi si è preso una responsabilità enorme, su cui una maggioranza a geometria variabile con i Verdiniani ha dato ragione a Renzi. Noi come Lega abbiamo sostenuto per quanto riguardava il nostro impegno politico una rivisitazione di quelle che erano le capacità proprio di mettere in condizioni alcuni soggetti di essere tutelati e quindi parliamo di, 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 per quanto riguarda le, le questioni dei rapporti tra lesbiche e tra gay, ma ci siamo rifiutati di assolutamente affrontare quella che era la questione legata all'adozione alla, dei, dei figliastri tra omosessuali, questa è una cosa che assolutamente poi è stata stracciata dalla legge e che ha messo in subuglio praticamente tutti, è una legge che non ha accontentato nessuno, questo lo posso dire sinceramente. Per quanto riguarda la stabilità del governo, qual è il vostro giudizio? Ma il governo, la maggioranza non ce l'ha, ce l'ha solamente se poi in base a ogni provvedimento ne trova eh, una volta i 5 Stelle, una volta trova l'NCD, una volta trova i Verdiniani che sono gli ultimi che sono eh, comparsi al capezzale eh, di Renzi e che eh, probabilmente avranno anche qualche vantaggio sotto l'aspetto di qualche sedia nel futuro. Ecco, L'unica forza politica all'interno del Senato è la Lega che è granitica che tiene la sua posizione nel modo più assoluto. Quindi per il centrodestra? Ma il centrodestra, se il riferimento è alle prossime elezioni comunali, nei comuni molto importanti, piuttosto che alle prossime politiche, che io spero arrivino il prima possibile, credo che si possa fare un bel lavoro. È chiaro che eh, un ragionamento romano con NCD o con i verdiniani adesso è praticamente impossibile se non si limano e si smussano angoli che a questo momento sembrano piuttosto acuti.